Ciao. Come stai? Amava dal vespro in oratorio. Buon appetito! Ciao! Ok, bello, noi partiamo. E comunque niente raga, stato a casa ho scoperto una roba fantastica, del tipo che in casa mia c'è oltre a me una donna e altri tre maschi. Allucinante! È allucinante! Oh, comunque se avete bisogno, cioè ci sono, se ci si vuole giocare alla play, chiamare, videochiamare, oh, voi chiamate, tanto cosa ci abbiamo da fare? Bella! Ciao ragazzi, come state? Noi Edo ci tenevamo a dirvi che non ci siamo assolutamente dimenticati di voi e che vi pensiamo. E anche per questo ci tenevo a dirvi che so quanto possa essere difficile, noioso e complicato questo periodo di reclusione in casa. Ma allo stesso tempo possiamo trovare il modo di apprezzarlo. Alla fine è un periodo che ci porta a stare molto con la nostra famiglia, quindi a passare del tempo tutti insieme, cosa che magari non avviene normalmente. Ci porta ad avere un sacco di tempo in più per portare a termine o svolgere attività che altrimenti avremmo continuato a rimandare, per fare le cose che più ci piacciono. Quindi niente, fate quello che più vi piace, tentate di annoiarvi il meno possibile e ci vediamo presto. Ciao a tutti ragazzi, stiamo passando un momento difficile, lo sapete benissimo, e stiamo passando un momento in cui stranamente abbiamo una pausa da tutti gli impegni quotidiani. Scuola a parte, perché comunque so benissimo che seguite le lezioni, dovete fare i compiti, però abbiamo tanto tempo libero e mi raccomando, riempite questo tempo con testa. Toglietevi tutti quegli sfizi, siate curiosi, cercate tutte le cose per cui non avete mai tempo, magari cominciate un attimino a pensare più in là, avendo una mente più aperta rispetto al solito. E soprattutto finalmente abbiamo tempo di fermarci e pensare, per cui usate i momenti di silenzio per ascoltare voi stessi. Questo è l'augurio che vi faccio io per queste 2 settimane, si spera, che dovremo passare ancora in casa. Siate curiosi, pensate a voi e usate questo silenzio per conoscervi meglio. Spero di riabbracciarvi presto e vi mando un bacio ad almeno 1 metro di distanza. Ciao a tutti. Comunque, io da ieri che sto in casa con la mia famiglia, devo dire che cioè, sembrano brave persone. Vabbè ragazzi, allora detto, fatto il video stupido, io vi auguro una bellissima quarantena. Mi raccomando, state a casa, studiate, non mangiate troppo e ci vediamo presto, spero. Ciao ragazzi, come state? Purtroppo è un po' che non ci vediamo. Ci mancate tanto. Ecco, speriamo di rivederci al più presto, di riabbracciarci al più presto. Qualcuno si annoia? E allora approfittate di questo tempo per stare in famiglia, per scoprire nuove passioni, per portarvi avanti con lo studio, o per qualcuno di voi direi per recuperare le materie lasciate indietro. Insomma, non perdete tempo. Come ci ricorda anche il nostro arcivescovo, fate di questa situazione un'occasione. Ma mi raccomando, ricordatevi di stare a casa. Un abbraccio virtuale. Ciao. Marghe, cosa stai facendo? Mi sto preparando. Ma perché non puoi uscire? Ma sto andando a prendere un caffè in cucina. Prossima fermata, cucina. Next stop, cucina. Mamma, ma io mi annoio. No, mi annoio. Qualcos'altro, non so cosa fare.
Ciao ragazzi, come state? Qui tutto bene, spero anche voi e le vostre famiglie stiate bene. E a parte la pazzia dei vostri educatori, mi raccomando, vi abbiamo raggiunto per dirvi che noi ci siamo, nonostante non ci vediamo da un po'. E restate a casa, mi raccomando, seguite tutte le regole, tutte le norme del decreto, aiutate la vostra famiglia, fate i compiti, recuperate con lo studio, seguite le lezioni online e mi raccomando, più forti di prima quando ci rivedremo fra un po' di tempo. Ciao, un bacio a tutti! Ciao ragazzi, è da un po' che non ci vediamo e per questo spero che vada tutto bene. Stiamo passando dei giorni un po' particolari e per questo dobbiamo ascoltare bene ciò che ci viene detto di fare, perché solo in questo modo ne usciremo più forti di prima. Proprio per questo ti mando un grosso bacione e mi raccomando, restiamo tutti a casa. No, aspetta, tu non devi entrare dentro. Ciao ragazzi, come vedete anche io sto ritirando le mie cose, perché purtroppo per un po' di tempo in corsia non potrò tornare. Per cui, come voi, io resto a casa, restiamo a casa per sconfiggere il più breve tempo possibile questo virus. Ciao ragazzi, a presto! Ciao ragazzi, come andiamo? Spero tutto bene. So che molti di voi negli ultimi giorni stanno studiando da casa, stanno seguendo le lezioni online e come potete vedere anch'io sono costretto a lavorare da casa. Quindi cerchiamo tutti di adattarci, di portare avanti la nostra attività in questa situazione sicuramente strana, particolare, che ci obbliga in qualche modo all'isolamento, ma che al tempo stesso ci fa rendere ancora di più conto, secondo me, di quanto siano importanti, fondamentali per noi le nostre amicizie, i nostri momenti di relazione, di incontro, di condivisione. Ma sono convinto che supereremo anche questa. La vita è fatta spesso di ostacoli, di sfide da vincere, ma sempre da affrontare comunque con entusiasmo, con positività, ottimismo e soprattutto con la preghiera. Quindi un caloroso saluto e un abbraccio a voi e alle vostre famiglie. Mi raccomando, state a casa, riposatevi, che quando torneremo poi in oratorio ci rivedremo e voglio vedere tutti più carichi di prima. Ok? Ciao ragazzi, a presto! Ciao a tutti ragazzi, come state? Non ditemi che state passando dal letto al divano e dal divano al letto con qualche piccola pausa solo per mangiare o sgranocchiare qualche cosa. Forza, non è il momento di abbattersi. È il momento di pensare non a quello che non possiamo fare, ma a tutte le cose che possiamo fare anche in questo periodo di reclusione forzata. Come? State seguendo le video lezioni di scuola? Meno male, almeno vi toglierete il pigiama e vi terrete i capelli un pochino in ordine al mattino. E poi sono mille le cose che possiamo fare. Volete qualche esempio? Possibilità numero 1. Trasformare la nostra stanza da una tana ad una camera normale e passare da così a così. Molto meglio, vero? Cosa ne pensate? Volete qualche altra idea? Beh, chi ha la fortuna di vivere in una casa con un giardino potrebbe curarlo e anche quello potrebbe diventare molto diverso. Partendo da questo, per arrivare a qualcosa di questo genere. Non siete ancora soddisfatti? Beh, potreste rispolverare una vecchia passione d'infanzia, per esempio disegnare, e passare da un disegno come questo a un piccolo capolavoro come quest'altro. E per ultimo, quello che a me piace di più, rispolverare le nostre doti di cucina e prepararci una merenda un po' più carina di questa.
come ad esempio questa. Spero di avervi dato qualche spunto interessante e comunque ricordatevi che io, Donale e tutti i vostri educatori ci siamo se volete contattarci, chiamarci, se volete farci vedere che cosa state facendo in questi giorni. Vi aspettiamo e speriamo di rivederci presto dal vivo. Ciao! Dai ragazzi, ce la possiamo fare, mancano 2 settimane, 2 giorni, 4 ore, 45 minuti, ce la possiamo fare più o meno, eh. Comunque mi raccomando, se dovete starnutire, in stile DAB. Benvenuti a TG Rossini 24. Quest'oggi parleremo di un nuovissimo argomento, Covid-19 e persone recluse in casa. Eccoci con il primo intervistato. Signore, cosa cucina oggi? Pizzotte, è la tradizione. Buoni, buoni. E come va la quarantena in casa? Ah, mio lavoro, come in mercato. Come lavora? Non sta in casa, ma non si può uscire. Eccoci con un altro ospite. Signora, come occupa le giornate a casa? Ma quale casa è casa? Noi si lavora. Come si lavora? Pure lei, bisogna stare in casa. Ora con un ospite d'eccezione. Signor Jack, cosa fa lei in questi giorni in casa? Ce lo dica. Cosa fa? Mi dai i bacini? Grazie. E come ultimo il nostro collaboratore del TG Rossini 24. Come va la sua quarantena? Beh, mia... Oh no, siamo infetti! Io mi raccomando, state a casa. Ciao raga. Come fermare la noia durante il tempo del coronavirus? Come battere il coronavirus? Andando a sistemare in oratorio le chiavi e ancora chiavi. Per vincere la noia dello stare chiuso in casa è stato bello, insomma si fa per dire, prendere tutte le chiavi incognite dell'oratorio e mettere le etichette. Questo sì che batte il coronavirus, tenere la mente occupata guardando le sagome delle diverse chiavi. Tenevo a salutarvi in questo periodo in cui purtroppo non riusciamo a incontrarci e nulla, cerchiamo di tenere duro, di restare a casa il più possibile e speriamo di rivederci presto. Ciao ciao! Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Sappiamo benissimo che una domanda sta assillando voi come sta assillando noi, ma che cacchio facciamo durante questa quarantena? Beh, ad esempio potreste
Fare attività fisica! Potreste pensare di giocare un po' con il vostro animale domestico, magari. Vai, Yuga, prendi la palla! Potete provare a fare del giardinaggio. Giorno di quarantena numero 45. La pianta sembra rispondere benissimo all'assenza di acqua, guardate. Perfetta. Pollice verde. Visto che avete tanto tempo, magari portarsi avanti con i compiti non sarebbe male. Devo fare la ricerca di storia su la Prima Guerra Mondiale. Insomma, avete capito che a casa di cose da fare ce n'è davvero tante e noi ve ne abbiamo proposte solo alcune. Basta organizzarsi e seguire i nostri consigli. Ragazzi, ovviamente io e Alessandro stiamo scherzando. Quello che vogliamo dirvi è di non sprecare il tempo che avete a disposizione, ma anzi di sfruttarlo al meglio. Soprattutto rimanete a casa e seguite i consigli e le istruzioni che le autorità ci hanno dato per poter limitare il diffondersi del virus.